Io sono particolarmente contenta di fare questa conferenza stampa e quindi di festeggiare questa rielezione. Una rielezione che conferma il seggio all'Europarlamento di una tarantina, di una pugliese, di una donna del Sud. Naturalmente bisogna essere obiettivi in un contesto di votazione nazionale non florida, dobbiamo naturalmente riorganizzarci, rivedere i rapporti con i territori, con gli attivisti, con i cittadini, anche perché abbiamo altri appuntamenti molto importanti da qui ad un anno. Però guardiamo al dato che mi riguarda e al dato delle europee. Abbiamo tenuto, il Sud ha tirato su le sorti del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, io l'ho sempre detto, un altro slogan del mio, accanto a quello naturalmente forte nazionale, era più Sud in Europa. E questo era il senso. L'Italia ha bisogno di un Sud che cresce, che si sviluppa meglio, che fa occupazione, e senza il Sud l'Italia, confermato il seggio di Taranto, abbiamo anche raddoppiato, abbiamo due donne in Parlamento europeo, quindi due pugliesi in Parlamento europeo, almeno questo ad oggi sono i dati certi. Sono particolarmente contenta perché vuol dire che il lavoro fatto, e qui va fatto un grande ringraziamento ai cittadini, agli attivisti, ai consiglieri comunali, anche se di opposizione, ai sindaci con cui abbiamo collaborato in questi 5 anni, portando le stanze del territorio in Europa con interrogazioni, ma non solo. E quindi il ringraziamento principale va a loro. Una volta tanto, ma io ci ho sempre creduto, il lavoro paga. La sottoscritta in 5 anni ha lavorato sodo anche in questa campagna elettorale. Sono contenta anche del risultato positivo di molti dei miei colleghi. Adesso aspettiamo i risultati finali, vediamo chi con me continuerà questa battaglia in Parlamento europeo. Però sono contenta di poter continuare a lavorare e combattere le battaglie ambientaliste insieme a Pier Nicola Pedicini, dei diritti umani con Ignazio Corrao e Laura Ferrara. Vediamo Eleonora Evi, altra battagliera, è venuta qui a Taranto più di una volta per parlare di ambiente. Vediamo se riusciamo a mettere dentro altri ragazzi uscenti che hanno meritato tanto. Abbiamo portato alto il nome dell'Italia in Europa e il suo osservatorio continua, più forte di prima, sarebbe continuato ugualmente perché è un progetto che parte dal basso, una riconversione dal basso, ma a maggior ragione con più forza, con una rappresentante nelle istituzioni. Quindi di pari passo, anche perché 2 o 3 progetti dello studio sono nel programma del governo, continuano ad andare avanti. Taranto ha bisogno di rinascere, la mia battaglia ambientalista non finisce qui, anzi continua, fiato sul collo su chi inquina, non ce ne sarà per nessuno. Io continuo a essere coerente, la mia posizione la conoscete e penso che probabilmente questo risultato è anche dovuto alla coerenza di non aver fatto un passo indietro in questo ambito ambientalista e sui Taranto vicini territori è fondamentale. Io sono qui oggi e staremo qui tutta la giornata, ora vediamo dove fare casa, se tornare in ufficio o nel comitato elettorale, per non perdere il contatto col territorio, che devo dire la verità, in tutto il Sud non ho mai perso. Se il risultato c'è stato perché tutte e 6 le regioni del Sud hanno sentito vicina una portavoce al Parlamento europeo. I ringraziamenti che vanno fatti non solo d'obbligo, ma sentiti sono i ragazzi dello staff, a Bartolomeo, a Giuseppe Mastronuzzi che ha fatto un calendario da ucciderlo, ma va bene, ai ragazzi e ai collaboratori di Bruxelles, al legislativo, ad Andrea, a Monia, a Martina, a Davide, nonché allo staff, quindi penso anche a Dario e il fuoco che butteremo da adesso in poi, arrivano i vigili del fuoco. E quindi niente, abbiamo poi un appuntamento importante già da qui a un anno. Da qui a un anno un appuntamento importante e dobbiamo dire che Taranto ha bisogno di più rappresentanti. Marco sta facendo un grande lavoro, Marco Galante, Taranto ha bisogno di più portavoce in regione, naturalmente puntando a prendere il governo
di questa regione, ma proprio pensando a Taranto e provincia abbiamo bisogno di più rappresentanti che accompagnino Marco Galante e magari del centro cittadino. Io ci sono, la battaglia continua, più forti di prima e più contenti di prima di essere una portavoce spartana regionale. Non guardiamo a elezione ed elezione. Il progetto è lungimirante da qui a 20-30 anni e lo abbiamo dimostrato. Il reddito di cittadinanza non è una misura infatti che guardava consenso, perché riguardava solo l'8% della popolazione, per dirne una. Abbiamo già fatto delle riunioni a livello regionale, in ogni regione, per riorganizzarci. La genuinità non va persa, ma del resto non cozza la riorganizzazione con l'essere vicini ai cittadini e partecipativi e coinvolgerli nella vita nelle istituzioni. Probabilmente vi sarà bisogno di un maggiore contatto, di maggiori assemblee, di maggiori confronti, di maggiori e migliori riferimenti su tutti i territori. E io sono naturalmente. Magari anche un compattamento anche del movimento. Negli ultimi anni è uscito un po', no? Frastagliato di campagna elettorale in campagna elettorale. Questo lo si può risolvere col confronto e con le assemblee. Ecco perché ho parlato di assemblee e di confronti non solo fra i portavoce, ma fra i cittadini e gli attivisti soprattutto, ma non solo. Abbiamo, l'osservatorio è un esempio di come tutta la società civile, gli ordini professionali, le associazioni di categoria, vanno coinvolte e tirate dentro, noi andare da loro, ma nel mio caso, nel caso dell'esempio mio e la mia esperienza, sono stati molto spesso loro a chiamarci e a chiedere collaborazione. Quindi questo va incentivata questa cosa, questo coinvolgimento.